Buonasera, benvenuti amici di InfoCilento. Oggi parliamo di dieta, corretta alimentazione e gli errori più frequenti nel seguire le diete fai da te. Lo facciamo con la biologa nutrizionista Angela Cassese. Buonasera, Angela. Buonasera Paola. Allora, Angela, entriamo subito in argomento. Si avvicina l'estate e molti cominciano a preoccuparsi per la tanto temuta prova costume. E molti purtroppo preferiscono fare delle diete fai da te, spesso trovate su internet, anziché affidarsi a degli specialisti. Ma quali possono essere le conseguenze di queste diete fai da te? Quali sono i principali errori che si commettono e quali pericoli in cui si incorre? Dunque, il discorso dell'alimentazione e della nutrizione spesso viene utilizzato dalle persone solo come sinonimo di restrizione calorica. Questo è il periodo dove comincia la persona ad autogestire una propria restrizione calorica in funzione della perdita di peso, seguendo dei protocolli o validati da altre persone oppure alla ricerca diciamo, sui social di protocolli che permettono in poco tempo la perdita di peso in maniera drastica. Quelli che sono gli errori in cui le persone possono incorrere sono senz'altro non considerare innanzitutto il loro punto di partenza, che è inteso come stato di salute. Quindi spesso erroneamente si porta avanti un percorso nutrizionale che potrebbe andare a impattare negativamente sullo stato di salute e quindi permettere non solo al corpo di perdere delle riserve organiche, minerali e vitaminiche, ma anche di indurre la persona stessa, sottoposta a un protocollo estremamente ipocalorico, a perdere quella componente corporea che è importante, quale la massa muscolare, che viene considerata la parte metabolicamente attiva nel corpo. Quindi il discorso non è perdere peso in quanto riduci il peso corporeo senza considerare cosa togli dal corpo, ma è fondamentale capire come l'organismo può essere sottoposto a un protocollo equilibrato, il cui obiettivo è quello di migliorare lo stato di salute. Quindi spesso si perde questa indicazione pur di perdere peso. I pericoli sicuramente, al di là della perdita di massa magra, possono essere carenze vitaminiche, carenze nutrizionali, catabolismo proteico, alterazione delle funzionalità organiche, soprattutto in soggetti che magari devono controllare il profilo tiroideo o il profilo ematochimico. E quindi spesso il peggioramento dello stato di salute è accompagnata da una restrizione calorica estrema. Quindi è bene sempre fare una dieta, diciamo, che si adatti alle esigenze delle singole persone. Il discorso è quello di permettere che figure adibite a questo percorso, che possono essere tutti coloro che sono medici o biologi specializzati in scienze dell'alimentazione, nutrizionisti, possano in qualche modo seguire queste persone, e quindi è giusto essere in grado di poter almeno colloquiare con un esperto di nutrizione per poter capire a quale diciamo, quota energetica, a quale fabbisogno energetico il soggetto stesso debba essere sottoposto, considerando che il discorso della nutrizione, come dicevo, prescinde la sola perdita di peso. Si parla di nutrizione equilibrata soprattutto quando dai all'organismo anche un miglioramento della qualità di vita. E pertanto esistono delle figure professionali legate a questa valutazione. Il fai da te spesso intercorre a problematiche di varia origine, come ho detto precedentemente, anche perché molte volte si seguono dei consigli di soggetti che vendono prodotti casa per casa oppure su internet che non sono stati accettati dal Ministero della Salute e che non vengono utilizzati per la perdita di peso, ma soprattutto per un discorso di attività metabolica, quindi quello che vanno a creare un'iperstimolazione magari della funzionalità tiroidea che vede l'organismo bruciare più energie e perdere peso. Il problema
si manifesta successivamente quando la persona, stanca di questo protocollo, ritorna alle proprie abitudini e recupera il peso perso. E quindi quell'intervento risulta, come gli altri, fallimentare. Ecco, per esempio, leggendo in giro, vedo diete che si basano sull'eliminazione completa, per esempio, dei carboidrati, oppure diete che alternano giorni di pasti a giorni di digiuno. Ecco, immagino che questo tipo di dieta possano comportare anche scompensi di una certa gravità nelle persone. Cara Paola, allora ti descrivo realmente quello che è giusto dire. Allora, protocolli di restrizione di carboidrati sono conosciuti come protocolli chetogeni e protocolli dove ci sono delle ore di digiuno alternate a delle ore di nutrizione vengono definiti protocolli a digiuno intermittenza. Realmente questi due protocolli sono stati validati dal sistema scientifico, ma sono dei protocolli creati per risolvere problematiche di tipo patologico-metabolico. Pertanto, il professionista e quindi il nutrizionista è in grado di poter decidere in maniera autonoma se quel soggetto, per migliorare il discorso patologico, può essere sottoposto a un protocollo chetogeno, a un protocollo a digiuno intermittenza. È sbagliatissimo farlo in autonomia, perché vi chiarisco questi due punti. Il protocollo chetogeno, che prevede la completa assenza di carboidrati, è nato per curare patologie dell'aspetto neurologico, soprattutto i soggetti che soffrono di epilessia, vengono sottoposti a protocolli chetogeni. Quindi riduzione di carboidrati, soprattutto ad alto impatto glicemico, quindi riduzione soprattutto di zuccheri raffinati e zuccheri semplici, perché pare siano coinvolto questo ruolo nell'aumento delle crisi epilettiche, come il digiuno intermittenza potrebbe essere legato a un soggetto che ha bisogno praticamente di andare a migliorare la composizione corporea, quindi il rapporto qualitativo tra massa magra e massa grassa. Quello che è sbagliato è pensare che ciascuno di noi, in autonomia o autodidatta, possa essere sottoposto a questo protocollo, proprio perché, gli aspetti, diciamo, fisiologici di questi protocolli sono legati, anche a patologie e quindi hanno un ruolo anche migliorativo e curativo su alcune patologie. È il caso della dieta chetogena nella sindrome dell'ovaio policistico o nelle sindromi di insulinoresistenza, oppure il ruolo positivo chetogeno può essere collegato anche a una condizione di infertilità. Pertanto si è avuta una alterazione di questi messaggi nel contesto comune, quindi il soggetto legge determinate cose e pensa in maniera autonoma di poterle adeguare al proprio corpo, e in questo caso si impatta invece in quello che è l'errore. Prima parlavi di questi prodotti che persone utilizzano a volte facendosi appunto ingannare da prodotti consigliati, però talvolta ci sono prodotti, per esempio, leggo, ripeto, da inesperta, mi sono fatta un po' di cultura preparandomi a questa intervista, anche che ci sono persone che basano molto le loro diete sull'acquisizione anche di liquidi, di tisane. Ecco, ci sono dei prodotti consigliati, magari da acquistare però preferibilmente in farmacia, che possono aiutare nella dieta. Allora, il mondo della fitoterapia ha fatto grossi passi in avanti, però per descrizione il prodotto viene definito integratore, quindi come definizione di integrazione noi lasciamo sempre il discorso di pensare che un prodotto integra quello che è uno stile di vita sano. Quindi se qualcuno, avendo valutato diciamo, la persona, avendo fatto un'anamnesi fisiologica e patologica, avendo stabilito che è un soggetto sano e che non ha nessuna controindicazione, può consigliare il nutrizionista
un'integrazione di un prodotto che può migliorare la perdita di peso, migliorare quello che è il profilo metabolico, tipo un abbassamento dell'indice glicemico, postprandiale, oppure un abbassamento dei livelli di colesterolo. Ma gli integratori sono sempre considerati un'integrazione insieme a una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo. Tutto ciò che esiste nel mondo praticamente commerciale, come sostituzione di pasti, come quota proteica, come pasti sostitutivi, come alimenti proteici, se sono praticamente presenti in farmacia o nello shopping di internet, non sono prodotti che richiedono diciamo, il nostro consiglio, la nostra prescrizione, e in quel caso non vengono consigliati. Perché praticamente il prodotto che viene consigliato dal professionista, in questo caso, ripeto, il biologo nutrizionista o il medico nutrizionista, lo fa di propria spontanea volontà su carta intestata, si reca in farmacia, in parafarmacia e il paziente acquista il prodotto che va a integrare quello che è anche il riscontro e l'elaborazione di un piano nutrizionale equilibrato, in associazione anche a uno stile di vita attivo, quindi parliamo tanto anche di movimento. Questo è il discorso degli integrazioni. Tutto ciò che esiste in forma commerciale, è qualcosa che viene fatto in maniera sbagliata, perché ci sono alcuni prodotti che, ad esempio, contengono il Fucus Tallos, che è praticamente un'alga che va a stimolare la tiroide, che in alcuni casi non può essere consigliato. Quindi questo è uno dei tanti errori che i soggetti possono, diciamo, fare, proprio perché vanno a assumere integratori che possono peggiorare la loro situazione e non migliorarla, perché tengono sempre come unica risoluzione la perdita di peso, che non è realmente poi solo quello il problema. E gli errori più frequenti, in base alla tua esperienza, che le persone fanno quando fanno delle diete, quali sono? Gli errori più frequenti sono innanzitutto quello di pretendere di dimagrire velocemente e tanto. Velocemente, a volte mi capita che la classica domanda che mi viene fatta, dottoressa, ma io con questa dieta quanto perdo in quanto tempo? Perché magari loro hanno come obiettivo risolutivo in un mese la perdita di 10 kg, che fisiologicamente in un organismo assicuro non può mai avvenire. Perché il corpo brucia ogni giorno calorie, ma allo stesso modo ne deve assumere per mantenere in maniera attiva tutta una serie di funzioni cellulari e metaboliche che servono anche a poterci permettere di stare all'impiedi, funzioni cognitive, funzioni della memoria, funzioni respiratorie e quant'altro. Un altro errore che mi capita spesso di riscontrare è che estremizzano ancora di più quello che viene consigliato. Quindi magari una persona si affida a me e pensando di voler accelerare i tempi, riduce ancora di più quello che magari viene prescritto. E in questo caso diciamo, va a togliere magari i carboidrati, va a ridurre drasticamente le quantità, a saltare i pasti perché magari pensa di poter fare un lavoro migliore. Un altro, diciamo, errore è quello di pensare che il corpo possa ogni giorno avere dei risultati, quindi il pesarsi tutti i giorni assicuro che non è una cosa giusta da farsi perché il nostro organismo, come è fatto praticamente di muscoli, ossa e grasso, così è fatto anche di tantissima acqua. Quindi le variazioni di peso corporeo che spesso intercorrono nel giro di 1 o 2 giorni sono legate soprattutto e in maniera a volte assoluta a cambiamenti soltanto nello stato di idratazione. Per cui una bilancia, quando va a valutare il nostro peso corporeo, valuta il totale del peso corporeo, ma non è in grado di chiarirti se quel peso che tu togli te lo togli in grasso o te lo togli in acqua. E quindi loro pensano di praticamente non perdere nulla o perdere molto a distanza di pochi giorni. E quindi allora, quanto bisognerebbe perdere in media in un mese? Allora, questa è una domanda che tantissime persone mi fanno, tantissimi pazienti mi fanno. La risposta che Anche io do per non sempre è quella recuperare che subito, dico la anche per non risposta recuperare giù. i chili persi. Esatto, la risposta che io reputo sia la più corretta possibile è quella di far capire alla persona, al paziente in oggetto,
che ciascuno di noi ha un diverso corpo, una diversa altezza, un diverso peso corporeo, un diverso stile di vita. Quindi la perdita di peso in un soggetto può essere stimata sulla prima visita su quello che è la conoscenza del proprio stile di vita e della propria composizione corporea, ma non può essere considerata in maniera assoluta una, diciamo, sottrazione matematica. Cioè, se io ho un soggetto che deve perdere, diciamo, in 20 kg per raggiungere un peso corporeo che noi stimiamo sia quello giusto, non è possibile pensare a un tempo preciso. Perché? Perché ci sono in ballo anche tantissimi cambiamenti metabolici, quindi posso avere un soggetto che in un mese mi perde 5 kg, magari perché cammina tutti i giorni, un soggetto che mi perde anche lui 5 kg pur non camminando perché magari ha degli edemi. Gli edemi declivi vuol dire che è un corpo che è pieno di acqua, quindi mi perde tanto peso. Ma quando andiamo a valutare la composizione corporea con un esame che si fa, diciamo, di prassi, il più delle volte negli studi dei nutrizionisti, quello che tu vai a valutare è che la perdita di peso deve essere coerente con una perdita di massa grassa. Quindi la definizione di dimagrimento è di perdere grasso. Il tempo per cui che intercorre in un mese di perdita di peso è relativo alla persona. A quanto grasso ha in partenza, a quanto ne riesce a perdere, a quello, qual è il suo stile di vita. Quindi, questo è anch'esso uno degli errori che mi spesso trovo, è di pensare che ci siano delle standardizzazioni. Le standardizzazioni realmente non esistono né nella perdita di peso né nell'incremento di peso corporeo, perché mi occupo anche di soggetti che devono migliorare il loro peso corporeo. Devono lavorare sul ridimensionamento della loro composizione corporea e il risultato, diciamo, per quanto io posso immaginare che sia auspicabile, a volte lo riscontro, a volte no, perché ci sono in ballo tante altre varianti, che uno di quelli è lo stile di vita. Cioè, si pensa sempre che il miglior modo per dimagrire sia anche quello di muoversi, oltre che a nutrirsi bene. Purtroppo siamo in E una in questo realtà senso dove cosa questa cosa consigli? è una realtà in questo momento dove questa cosa è molto ridimensionata, vuoi perché l'aspetto psicologico ormai è crollato, vuoi perché spesso mi trovo soggetti che vogliono essere stimolati a fare attività fisica, quindi magari sono più assidui se hanno una persona che vedono 2 o 3 volte a settimana, che li incentivi, che li motivi, piuttosto che autogestirsi magari un allenamento fatto a casa o la camminata. Quindi il Ecco, la consiglio che io camminata, do, molti, tendo dicevo, sempre di... la Scusami, camminata, il consiglio molti che per io do... esempio riusciamo a coordinarci per via del che non, il messaggio non arriva subito in questa comunicazione a distanza. Io dicevo, molti appunto si affidano alla camminata come attività fisica che possono fare un po' tutti. Quindi se consigli appunto come attività fisica la camminata, quanto in media bisognerebbe camminare ogni settimana, Allora, ogni giorno? la camminata è in questo momento un'ottima alternativa a quello che può essere considerato una forma di attività fisica intesa come dispendio energetico, perché ripeto, il modo migliore per dimagrire è ridimensionare l'introito calorico e migliorare anche il dispendio energetico. Tutto questo va in equilibrio con il corpo. Ecco perché è impossibile stimare in maniera standardizzata quanto un uomo, quanto una donna possa perdere peso. Il consiglio sicuramente è quello di muoversi, però la camminata deve essere fatta in un certo modo, con una certa andatura, in un certo determinato modo e almeno per un'ora, perché se lo facciamo per un quarto d'ora, 20 minuti e lo facciamo una tantum, non rientra in uno stile di vita attivo, in un'attività fisica, rientra in quello che è uno stile di vita più, per lo più domestico. È come quando noi donne in casa realmente non siamo mai ferme. Comunque quello è un dispendio energetico, però serve l'extra, quindi serve quello che esula dal contesto quotidiano. Quindi il consiglio è quello di farlo tutti i giorni e di farlo almeno per un'ora, naturalmente senza andare a impattare su un discorso di reumatologia, di ortopedia, di cardiologia, quindi deve essere consigliato a soggetti che possono farlo.
Allora, per concludere, uno diciamo, dei, poi, dei problemi a cui vanno incontro le persone che si sottopongono anche a diete eseguite da nutrizionisti è quello dopo poi del mantenimento. Cioè, molti fanno la dieta, dimagriscono, però poi non riescono a mantenere il peso acquisito. E come tu cosa consigli per continuare a mantenere appunto il peso, non ingrassare immediatamente? Dopo aver terminato la dieta. Dunque, allora, questa è una delle domande che io adoro di più quando mi viene fatta, perché è la difficoltà che si ha, a trasmettere, questo concetto alle persone. Allora, partiamo dal presupposto che prima si lavorava sulla nutrizione in maniera diversa da adesso. Prima si pensava a raggiungere il peso ideale, invece adesso si ragiona sul peso naturale. Quindi magari se io ho avuto nella mia vita un peso mai al di sotto dei 60 kg e magari negli ultimi anni sono arrivata a recuperare 20-30 kg, già posso immaginare, indipendentemente dal rapporto peso-altezza, che quello è il mio peso raggiungibile perché rappresenta il mio peso, naturale nel corso della mia vita. Il discorso del mantenimento dopo un dimagrimento è, a mio avviso e diciamo avviso di molti altri colleghi, non corretto da farsi. Perché? Perché se noi pensiamo al concetto di alimentazione come stile di vita sano, quindi anche come educazione alimentare, spesso noi entriamo nelle scuole elementari a insegnare come mangiare ai bambini in modo da poterlo trasmettere agli adulti. Il risultato qual è? È che se una persona mi contatta per capire non solo se deve dimagrire e come deve dimagrire, ma a volte mi contatta anche perché mi dice: dottoressa, io lavoro tutti i giorni fuori, non so cosa mangiare, non so come nutrirmi, mi può dire cosa io e quanto dovrei mangiare? Questo è legato al concetto che una dieta di mantenimento è molto simile a quella che si fa per perdere peso. Perché? Perché quando io perdo peso, devo perdere peso, devo adeguare un fabbisogno energetico pari al mio fabbisogno giornaliero quotidiano. Il fatto di essere aumentata di peso significa che nella mia vita ho cambiato stile di vita, ho nutrito il mio corpo di una quota energetica maggiore, per cui io sottopongo i soggetti a un discorso di diete equilibrate, naturalmente se è il caso di farle ipocaloriche per farli perdere peso, ma non tanto restrittive ipocaloriche perché devi abituare la persona a pensare che quello che sta facendo è adeguato al suo fabbisogno. Quindi l'educazione alimentare viene trasmessa anche in futuro. Quindi il mantenimento è quello che viene fatto contemporaneamente al percorso che porta a perdere peso la persona. È sbagliato pensare che il mantenimento ci sia dopo una dieta restrittiva. E quello è il fallimento, cioè se io sottopongo il mio corpo a assenza di carboidrati, a diete restrittive, come abbiamo detto dopo, e poi penso di poter mantenere quel peso raggiunto reintegrando i carboidrati e reintegrando tutta una serie di alimenti di cui ho privato il mio organismo, quello è un intervento fallimentare perché è normale che il corpo possa subire degli sbalzi calorici in quanto è stato sottoposto a diete estremamente ipocaloriche. Poi quel peso raggiunto non può essere mantenuto con l'introito calorico di altri alimenti che sono stati completamente assenti precedentemente. Quindi quello che io consiglio sempre e che cerco sempre di trasmettere è che quando si comincia un percorso nutrizionale viene considerato come stile di vita, quindi atto anche al momento del mantenimento del peso corporeo. Salvo se si cambia stile di vita, salvo se ci sono patologie, salvo se ci sono dei cambiamenti extra. Va bene, chiarissimo. Ti ringrazio per il tuo intervento. Invito i nostri amici a seguire questi consigli, che prima ancora, appunto, come dicevi, che all'aspetto fisico, badino soprattutto al benessere fisico, perché la cosa principale di una corretta alimentazione è proprio questo. Angela, grazie ancora per il tuo intervento e spero che ci sarà ancora occasione in futuro per parlare con te di questi argomenti che ormai sono diventati veramente attualissimi.
Ti ringrazio Paola, diciamo, di questa bella chiacchierata. Io cerco di trasmettere anche un po' di enfasi nelle mie parole perché amo il mio lavoro, sono in continuo studio perché l'alimentazione ad oggi ancora non è del tutto determinata su quello che è l'impatto di una nutrizione equilibrata sulle patologie. Ci sono tantissime patologie che vengono curate soprattutto con l'alimentazione. Quindi il messaggio che volei lasciare è quello di pensare che l'alimentazione è qualcosa che ci fa bene, quindi non deve essere considerata come un qualcosa di dannoso all'organismo. Ed è importante adeguarsi a quelli che sono le esigenze della persona, del corpo, pensando che in maniera estrema, sia nell'aumento del peso corporeo che nella riduzione estrema del peso corporeo, ci sono comunque dei parametri che vanno contro quello che è lo stato di salute. Quindi è importante pensare che la nutrizione è fondamentale. Ci dobbiamo nutrire, non dobbiamo pensare che il cibo sia un nemico, ma il contrario. Proprio perché spesso è proprio la nutrizione quella che va a migliorare tante situazioni di tipo, diciamo, patologico. La nutrizione abbraccia tante branche. È molto utilizzata nel campo della cardiologia, nel campo della diabetologia, anche nel campo magari dell'ortopedia, della reumatologia, perché i soggetti che hanno fibromialgie o problemi articolari spesso vengono sottoposti a riduzioni di perdita di peso proprio perché il carico del peso corporeo aggrava su uno stato infiammatorio. Va bene, allora ti saluto e saluto anche tutti gli amici di InfoCilento, do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera.